In questi giorni l'ospedale di Agropoli è agli onori della cronaca locale per la paventata chiusura. Si continua a discutere su numeri, cifre, costi elevati, decreto 49, un vero e proprio bollettino e colpi di botta e risposta tra i rappresentanti politici e i vertici dell'ASL di Salerno. Quella che invece ora vogliamo raccontarvi è un'altra storia che arriva dal cuore dell'ospedale civile di Agropoli, dalle sale operatorie, dai reparti e che vede protagonisti gli operatori sanitari, coloro i quali negli ultimi anni hanno lavorato per far crescere la struttura sanitaria. La storia racconta di altri numeri e di altri dati ed arriva dalla stampa nazionale. La rivista Focus, nell'ambito di un'inchiesta sui migliori ospedali di tutta Italia, segnala infatti anche quello di Agropoli come centro di eccellenza per il trattamento delle fratture del collo e del femore di pazienti operati 24-48 ore dal ricovero. Al reparto diretto dal dottore Antonio Sansone è stato così attribuito il massimo riconoscimento, ovvero il bollino verde. Penso che la vita di ognuno di noi, scrive il dottore Sansone su Facebook, è segnata da momenti da ricordare e altri da dimenticare. In quella professionale, in modo particolare, il merito vero è quello che ti viene riconosciuto dagli altri e non è mai autoreferenziale. La storia insegna che giammai un eroe vero si sognerebbe di proclamarsi tale se non universalmente riconosciuto. Così è avvenuto a noi ortopedici e cardiologi dell'ospedale civile di Agropoli. Abbiamo lavorato così come è giusto fare in silenzio per 9 anni tutti. Il riconoscimento che ci arriva dalla rivista Focus, giunge Sansone, ci riempie di orgoglio e per chi fa questo mestiere rappresenta uno stimolo a continuare il lavoro con serietà in silenzio. Il merito va dato in primis ai miei collaboratori, ma appartiene a tutto l'ospedale perché senza un'organizzazione efficace non si ottengono risultati così gratificanti. Grazie a tutti, a nome dei miei colleghi e mio personale, vorremmo continuare a produrre buona sanità ed essere al servizio della salute della gente. Se ci lasciano continuare a percorrere la strada sulla quale ci incamminammo 9 anni fa, nell'aprile del 2004. Noi doverosamente, con il senso di responsabilità che ci ha sempre distinto, stiamo continuando a lavorare senza sosta, con risorse umane ridotte, grande sacrificio ed abnegazione. Alla luce di quanto sta succedendo in questi giorni, si chiede infine il dottore Sansone, con la chiusura dell'ospedale sì e chiusura dell'ospedale no e dei provvedimenti presi dai vertici aziendali, ce la faremo?